ci troviamo alle porte di Arezzo, al Centro Studi Arte e Coscienza, e andiamo subito a conoscere, a trovare Massimo Gallorini, che è proprio il presidente del Centro Studi Arte e Coscienza. Ciao Massimo, ben trovato. Ben trovato, ben sentito. Allora, siamo qua, per fortuna una breve pausa nella pioggia, la pioggia ci vuole, poi vedrete perché questa attenzione per l'acqua. Comunque vi voglio illustrare cosa noi stiamo facendo qua per motivare le persone ad avere un'attenzione particolare all'ambiente e a quello che noi chiamiamo l'ecologia integrale. Prego, venite. Grazie, grazie Massimo. Collaboriamo con varie scuole d'Arezzo, con l'Istituto Tecnico, con l'Università di Siena e Scienze della Terra e anche l'Università dell'Oklahoma, e oggi proprio abbiamo degli stage con i loro studenti, quindi li incontriamo direttamente qua per quello che è il loro lavoro. Perfetto, andiamo ad incontrarli, poi naturalmente Massimo spieghiamo anche ai telespettatori che non lo sapessero cos'è questo centro, poi studi, appunto, sì, il Centro noi, Studi Arte e Coscienza. Noi qua, come dicevo prima, portiamo avanti una serie di tematiche principalmente che riguardano l'ambiente. L'ambiente, oggigiorno lo sappiamo, non voglio fare la solita, come si dice, il solito pippone sulla necessità di stare attenti, ma comunque delle piccole scelte concrete fatte da tutti noi sono veramente diventate indispensabili, perché se aspettiamo grandi opere, l'avete visto, anche i nostri governi sono sempre impegnati con mille emergenze e si rischia di arrivare tardi, perché la problematica esiste veramente, perché dal punto di vista anche scientifico, come ingegnere, sono riuscito ad avere un quadro abbastanza ampio con vari colleghi e tutto, e la situazione può, ecco, creare dei problemi alla nostra società così come la conosciamo oggi, al nostro modo di vivere. Ecco, presentiamo appunto questa bella collaborazione del Centro Studi Arte e Coscienza con l'Università dell'Oklahoma, con Lucio Bianchi. Come è nata questa bella sinergia? È nata semplicemente conoscendo innanzitutto Massimo e quello a cui si dedica, per cui moltissimi dei nostri studenti abbiamo la fortuna che provengono da diversi tipi di dipartimento, ed in particolare appunto abbiamo gli studenti del Dipartimento di Ingegneria che sempre più sono interessati a fare esperienze non solamente accademiche ma anche pratiche, come quella del tirocinio che si sta svolgendo qua insieme alla Fondazione Arte e Coscienza. E adesso andremo a vedere anche proprio con uno dei ragazzi che partecipano a questo progetto, a questo tirocinio, come sta andando, un po' una sua testimonianza. Well, my name is Guillermo Fuentes. Il mio nome è Guillermo, sto realizzando una bellissima esperienza con il Centro Studi. Penso di essere molto fortunato per questa opportunità che mi ha concesso la sede di Arezzo dell'Università dell'Oklahoma di fare uno stage. È la prima volta che vengo in Europa, perciò penso che questa sia una bella opportunità per conoscere meglio la cultura e per imparare di più sui temi riguardanti l'ecologia e l'ambiente. È molto bello per me poter dare una mano in questo progetto al quale sta lavorando il professor Gallorini. Mr. Massimo has been working on. Bene, grazie mille, grazie, grazie davvero. E con Massimo Gallorini adesso entriamo proprio nel vivo. Adesso ci avviciniamo proprio quindi verso il biolago. Sì, allora, come noterete l'acqua non è perfettamente limpida, ma ha fatto ben 120 litri a metro quadro i giorni scorsi, e quindi un po' di torbidità è normale, visto che noi alimentiamo il lago con tutte sorgenti naturali, quindi l'acqua del tetto, ma quella è abbastanza cristallina, ma anche dai cortili, dai piazzali qui intorno, e con una tubazione di quasi mezzo chilometro dalla collina. Quindi riusciamo a mantenere quasi sempre a livello questa vasca che segue il laghetto e che porta ben 40.000 litri. Quest'estate è stata la nostra salvezza, proprio perché con la siccità che c'è stata in provincia d'Arezzo ha permesso di mantenere verde un po' tutte quante le piante. Parlo di piante, arbusti, ma poco di prato. Infatti dopo parleremo del perché abbiamo scelto uno stone garden, dove il prato è ridotto al minimo con la presenza di essenze che sono particolarmente attente al risparmio d'acqua e quindi possono andare avanti anche in mesi siccitosi come avremo purtroppo prossimamente. Abbiamo citato l'acqua, la natura, e quindi tutto questo naturalmente ci rimanda al tema caro di San Francesco,
e ci avviciniamo quindi verso un po' quello che è il tema che si approssima, il 4 ottobre, festa di San Francesco. Andiamo quindi a trovare la dottoressa Dragoni, che si trova proprio, la troveremo proprio di fronte all'installazione. Sì, abbiamo scelto proprio di far festa anche noi e invitare la cittadinanza. Quest'anno il presidente Mattarella è andato addirittura, cioè andrà il 4 ottobre ad Assisi ad accendere le lanterne delle comuni d'Italia e come segno, e quindi anche noi vogliamo fare qualcosa di importante, perché San Francesco, oltre ad essere patrono d'Italia, è patrono degli ecologisti. Non anticipiamo nulla, quindi andiamo direttamente dalla dottoressa Dragoni, che ci spiegherà meglio appunto proprio tutto questo. Adesso ci troviamo proprio nel vivo, di fronte all'installazione che la Fondazione Arte e Coscienza ha preparato in vista della festa del patrono San Francesco. Con la dottoressa Dragoni presentiamo un po' la bellezza di quello che avete realizzato. Sì, questo qui è un omaggio al santo e a Sorella Acqua. E come vedete la forma della fontana è il Tau, no? Che è il simbolo rappresentativo di Francesco e dei francescani. E l'acqua è un tema molto caro a San Francesco, e forse è una cosa che non tutti sanno, che ha fatto sgorgare una sorgente d'acqua non molto lontano da qui, a Vitiano. E probabilmente durante il suo cammino fra la Verna e le Celle, no, è un percorso che faceva molto spesso, si narra che il somarello aveva sete anche lui, e a Vitiano, nei pressi di Vitiano, abbia fatto sgorgare il somarello con una testata, una zampata in terra, questa fonte che tuttora funziona. E questo episodio è stato riportato anche da Giotto in un affresco alla Basilica di Assisi. E quindi quest'acqua è umile, preziosa e casta, è veramente un tema caro a San Francesco e anche, sebbene in misura chiaramente più piccola, anche per noi. Bello anche il collegamento, proprio immaginiamo anche con quelli che sono poi i temi più cari anche a Papa Francesco con l'enciclica Laudato Si. Certo, certo. E San Francesco poi è anche il patrono dell'ecologia integrale, noi non lo sapevamo, l'abbiamo appreso visitando il monastero di Monte Casale, invece è proprio una statua installata nel 1980, subito dopo la nomina del Papa Giovanni Paolo II, San Francesco come patrono degli ecologisti d'Italia. Anche questa è una tappa che sarebbe bene vedere, perché è veramente bello. Ecco, all'interno dell'evento del 4 ottobre anche alcune mostre collaterali. Sì, allora, qui siamo saliti alla parte superiore del centro studi, dove abbiamo ricavato questo ambiente, lo chiamiamo una mostra dedicata alle scienze naturali e all'ambiente, proprio perché possiamo vedere in pochissimi metri quadri un percorso fatto di tanti elementi raccolti anche principalmente da me e da mia moglie, che è vicepresidente del centro studi, la dottoressa Dragoni, che avete già sentito in intervista, e qua quello che viene fatto è un brevissimo percorso però accompagnato, dove questi pochi elementi che sono inanimati, perché sono minerali, fossili, conchiglie, vengono fatti parlare e raccontare un po' la storia del pianeta. Entrando noi troviamo la raccolta di minerali, che sono i primi elementi che si sono formati. Voi sapete, la Terra ha oltre 4 miliardi di anni, e c'è proprio una serie di cristalli, anche di particolari elementi, che hanno un aspetto, possiamo dire, anche veramente piacevole, bello. E da qui poi passiamo ai fossili, perché poi la vita ha cominciato a presentarsi nel nostro pianeta. Ovviamente qui non abbiamo le prime cellule, le prime forme di vita di 2 miliardi di anni fa, e però quello che ha potuto lasciare traccia, quindi gusci di conchiglie principalmente e qualche pianta, e queste proprio fanno capire come ci sia stata una continua e grande evoluzione meravigliosa nel nostro pianeta. E poi ci sono anche varie tappe importanti, perché accanto ad alcuni fossili abbiamo messo il pallino rosso, che poi ritroviamo nella spirale della storia dell'evoluzione del pianeta, a significare che c'è stato un grande passaggio, una grande estinzione di massa. E su questo poi voglio essere più preciso, perché molte volte si sente dire al telegiornale, notizie allarmistiche, ecco la quinta estinzione di massa, ecco, allora
e l'hanno detto, ci sono state tante estinzioni. Pensiamo che 260 milioni di anni fa erano rimaste solo il 5% delle specie viventi, quindi io dico, purtroppo, anche se noi ci impegniamo, non riusciremo mai a fare quello. Ma da allora c'è stata una meraviglia, un'esplosione di diversità, di biodiversità, di storie evolutive. L'ultima estinzione, 66 milioni di anni fa, 25% di specie rimaste, estinzione del dinosauro, noi siamo figli del dinosauro, l'estinzione del dinosauro, perché con i grandi rettili e anche i grandi mammiferi che non entravano più in competizione con i piccoli mammiferi, ecco che i primati e poi gli ominidi e poi finalmente l'uomo si sono potuti evolvere anche, diciamo, in un ambiente più tranquillo e più sicuro. E questo però, dobbiamo ricordarlo, è avvenuto in milioni e milioni di anni. Quindi il problema di oggi è che anche una piccola variazione, una piccola estinzione, un piccolo problema in una società così antropizzata, così diciamo articolata, crea veramente dei problemi enormi, compreso l'innalzamento del mare che c'è stato. Da 20.000 anni fa il mare si è alzato di ben 130 metri, ma la grande parte di questo è avvenuta 4, 5, 6 mila anni fa, e quindi ancora le grandi civiltà non c'erano, ne troviamo anche poca traccia nella storia, ma tanta traccia nei fossili, nei sedimenti e negli studi che hanno fatto gli scienziati del settore. Ci spostiamo in un'altra sala, sempre qui all'interno appunto del Centro Studi Arte e Coscienza, perché vediamo proprio anche, andiamo a scoprire alcune opere d'arte che sempre ci immergono in questo senso, Francesca. Bene, oltre quindi alla parte inanimata, qui abbiamo una raccolta di vegetali e per esempio questa qui viene dal nostro biolago, è un equiseto, l'abbiamo messa qua perché è proprio una pianta molto molto simile alle piante preistoriche che ne troviamo campioni fossili, e anche qui l'evoluzione, ecco, si è fermata perché per questa tipologia di pianta ha raggiunto la perfezione e questa continua a mantenersi, a svilupparsi nel nostro pianeta. Bene, proseguiamo e andiamo a vedere un pochettino gli aspetti artistici che abbiamo annunciato. Allora, prima avete visto giù nel piazzale il piccolo giardino di pietra dove verranno posizionate le installazioni del maestro Andrea Roggi. Andrea ha fatto delle cose bellissime, una serie anche dedicata alla madre terra, poi se andiamo avanti con qualche altra presentazione vedrete anche alcune nostre sculture dove io ho utilizzato questi elementi di Andrea implementandoli su alcune storie del pianeta, addirittura dell'evoluzione del nostro sistema solare, ecco. Qui però abbiamo anche le opere del maestro Angini. Vittorio Angini ha fatto e fa dei bellissimi quadri con delle esplosioni di colori e abbiamo selezionato in parte tre opere. E la prima si chiama Rinascita o anche Il Campo dei Miracoli, non voglio anticipare quello che ognuno di voi potrà vedere, ma comunque è chiaro che ci siano fiori, luce, piante, uno spettacolo, un trionfo proprio della natura. Mi sposto a destra prima di descrivere quella di sinistra. A destra invece abbiamo una visione un po' apocalittica, però è una ruspa quasi antropizzata con quei fari, no? Sembra quasi un mostro che deve rimuovere la grandissima quantità di rifiuti che ci sono accumulati nelle nostre città. Quindi un altro problema dell'ecologia integrale è proprio quello di quanto noi produciamo e scartiamo. E centrale un piccolo quadro, ma ecco, l'abbiamo messo proprio nel centro. Io lì ci vedo, che vi posso dire, l'inizio della vita, l'inizio dell'evoluzione, il Big Bang, è un'esplosione di colori e di forme come poteva essere, ecco, l'universo primigenio. E poi vediamo anche un altro dipinto alle nostre spalle, anche questo rimanda, come vediamo, sicuramente a questi temi di cui stiamo parlando. Allora, sì, io nelle mie varie attività ho fatto non solo sculture, ma anche ho dipinto quando mi sentivo un'ispirazione, un qualcosa, e questo dipinto, diciamo, rappresenta la forza del mare. La forza del mare, lasciando il più possibile il visitatore alla
aperta la sua fantasia, perché gli elementi, come vedete, sono pochissimi. Abbiamo l'acqua, un'onda, qualcosa che sembra uno scoglio, la terra e il cielo. Quindi ognuno poi, in base all'emozione che ha vissuto durante la visita a questa mostra, potrà anche raccontarmi e raccontarci quello che ha visto, perché la vita è nata dal mare e quindi è importante ricordarselo, è importante vedere questo mare nel fondo calmo, ma che può anche diventare estremamente mosso, agitato, può addirittura infrangersi in maniera violenta sulle nostre coste e può anche sommergere le nostre coste. Concludiamo con un ulteriore evento collaterale che fa parte sempre di tutto questo bel percorso all'interno del centro studi. Sì, allora si chiama collaterale perché chiaramente noi abbiamo detto San Francesco, l'inaugurazione dell'installazione, ma è un evento importante perché dalle 15:30 sarà possibile visitare la struttura dell'ippocentro che è annessa, cioè annessa è limitrofa alla nostra, dove la responsabile Daniela ci racconterà l'avventura di un pellegrinaggio fatto dalla Verna ad Assisi anche con i cavalli, e lì ci sarà anche il cavallo Blondi, che ha avuto pure il certificato come animale accompagnatore con tanto di timbri e sigilli per sigillare proprio questa avventura durata alcuni giorni durante il percorso che, almeno si legge, uno dei percorsi che faceva San Francesco durante questi spostamenti. E la cosa importante sarà proprio capire anche come in questo centro quello che viene portato avanti non è tanto l'equitazione, imparare a cavalcare, ma è l'amore per gli animali, il rispetto e la fiducia per gli animali. Questo è il messaggio che vi verrà trasmesso anche con dei bellissimi cani che vi faranno compagnia. Anche perché peraltro sono tanti gli episodi che rimandano proprio a San Francesco. Con questo. Sì, in primis, se voi ci fate caso, sopra la Basilica di San Francesco d'Assisi, nel bel mezzo di un grande prato, c'è la statua di San Francesco a cavallo, ripreso, come se l'ha immaginato lo scultore e l'artista, dopo la sconfitta della battaglia contro i Perugini. E quindi possiamo dire che il cavallo è stato anche un mezzo per la vocazione di San Francesco, perché lui, dopo questa grande sconfitta, lui con i sogni di grande cavaliere ha deciso di cambiare, uno dei motivi che ha fatto decidere al santo di cambiare completamente vita e di fare quelle opere meravigliose, miracolose che è riuscito a fare. Ringraziamo dunque il professor Massimo Gallorini e dunque tutti invitati il 4 ottobre per entrare ancora di più attraverso tutto questo percorso nel clima, nella vita di San Francesco. Senz'altro, vi aspettiamo. L'unica cosa è, se possibile, anche se ci sono dei gruppi, di fare una mail agli indirizzi che trovate nel sito e in questo modo riusciamo a organizzare i gruppi nel rispetto anche di quelle che sono un po' di precauzioni, visto purtroppo che la pandemia ha ripreso un pochettino a far salire i numeri dei contagi.